La mia presenza sicuramente, ma direi la presenza di Domenicali, quale ha ribadito come fosse assolutamente necessario che questi lavori iniziassero, perché erano fondamentali per contribuire a rendere questo autodromo non soltanto un'icona del passato, ma anche una rappresentazione di quello che deve essere il futuro, con tutti gli aggiornamenti, gli adeguamenti, con tutti gli interventi tecnologici che sono richiesti dalle moderne corse automobilistiche. Per poter parlare di rinnovo contrattuale, Domenicali aveva chiesto una serie di interventi e infatti oggi lui ha dichiarato di essere molto contento che questi interventi con oggi inizino e proseguiranno e si realizzerà anche più di quello che lui ha chiesto, perché bisognerà fare in modo che siano anche un mezzo attraverso il quale incrementare gli incassi da parte degli organizzatori. Siamo coloro che si impegnano di più anche economicamente, non solo per tutto il parco, in generale, per il quale abbiamo messo a disposizione noi la cifra con la quale si stanno facendo gli interventi, ma anche per l'autodromo. Abbiamo già messo a disposizione 32 milioni più, insieme con il Ministero, altri 25, e sono cifre che credo possano essere importanti per realizzare questi primi interventi. Poi se ci sarà bisogno ne parleremo. Iniziano i lavori, si lavorerà tutti i giorni, questo anche grazie all'emendamento che è stato votato in Consiglio regionale il 21 di dicembre, che porta 25 milioni ad ACI e quindi consente il rifacimento, l'ammodernamento di strutture, proprio anche della pista, che porterà quindi un nuovo autodromo per un nuovo grandissimo Gran Premio l'anno prossimo. Abbiamo circa 100.000 persone e ci sono macchine e pedoni che escono contemporaneamente dopo il Gran Premio. Oggi, cioè, dal prossimo Gran Premio sarà possibile avere questi flussi ben distinti, con i pedoni che percorreranno il tratto che li divide dall'uscita dall'autodromo in una quota diversa rispetto all'automobile, quindi loro cammineranno più in alto in assoluta sicurezza e non ci saranno interferenze fra i due flussi. Non c'era modo migliore per iniziare questo 2024. Oggi sono iniziati effettivamente i lavori di ammodernamento di questo grande impianto sportivo, l'Autodromo Nazionale di Monza, lavori che dovranno svolgersi veramente in fretta per essere pronti al Gran Premio d'Italia i primi di settembre con un impianto totalmente rinnovato. Nuova pista, nuovi sottopassaggi per rendere tutto più sicuro e più fluido, anche tribune migliorate, siamo estremamente contenti. 140 giorni, poi volendo c'è anche qualche giorno in più di margine, ma è importante che i lavori vengano fatti correttamente, rispettando i tempi e in modo di poter continuare questa gloriosa storia che inizia nel 1922 proprio per volontà del nostro Automobile Club, l'Automobile Club di Milano, e non dovrà finire mai.